È da qui che inizia uno dei percorsi del Montfield National Park. Questo parco è particolarmente grande, è diviso in più sezioni e sappiamo che ci sono tre cascate principali, poi ce ne saranno delle altre, quindi noi andremo a scoprirle una per una. Speriamo siano belle come dicono. Ci hanno detto l'Information Center che dovrebbero essere nel pieno della loro attività, quindi... Quindi siamo fortunati, andiamo a vederle una e vediamo cosa salta fuori. Fosse all'altare, arrivo, impressioni a caldo. E questo è quello che viene chiamato wombat, marsupiale abbastanza dolce, erbivoro, morbido, soffice, fa la cacca a pallini. A palloni più che altro. Mario Bianchi dalla regia mi dice che fa puzza di maiale.
Nel primo video di Tasmania on the Road vi avevamo parlato della vita e delle abitudini dei pinguini più piccoli al mondo. Questo infatti è il nostro secondo incontro e noi volevamo assolutamente rivederli. Qui ci troviamo a Stanley, siamo nella costa ovest, ma in questo periodo è molto comune trovarli lungo tutta la costa nord e anche in molti altri svariati punti dell'isola. Questo incontro in particolare è gratuito perché ci sono dei volontari che controllano e seguono le attività dei piccoli pinguini. I volontari saranno impegnati lungo tutta la stagione estiva, che è il periodo in cui si possono trovare pinguini. In particolar modo nel periodo fra metà dicembre e metà febbraio avviene lo svezzamento dei cuccioli, quindi se volete conoscere i piccolini non c'è momento migliore. What is he doing? Getting ready for all that swimming. That swimming is gonna happen soon. Stretching. Warming up. Good boy. The first penguin to fly. Warm, folks. You should try it. Amici, siamo rientrati dalla Tasmania, siamo già sbarcati nel Victoria, siamo pronti ad affrontare quella che sarà la nostra prossima avventura, siamo già su strada, come vedete. La traghettata di ieri è stata veramente difficile. Un incubo, avevamo onde di oltre 5 metri d'altezza, quindi per 10 ore di traghettata non è stato affatto facile. Ma ce l'abbiamo fatta. E la visita in Tasmania è stata assolutamente meravigliosa. Abbiamo rispettato il nostro itinerario di 21 giorni, siamo riusciti a vedere tutto quello che ci eravamo prefissati di vedere, quindi assolutamente in 20 giorni si può visitare. Il periodo migliore per visitarlo è sicuramente quello estivo, quindi da dicembre più o meno a febbraio-marzo. Abbiamo visto talmente tante cose belle che non possiamo che consigliarvi di andare. Se avete la possibilità, fate un salto. Il momento più emozionante? Difficile. Il momento più emozionante i pinguini. Io mi sono innamorata dei piccoli pinguini. Meravigliosi, buffissimi. Speriamo che questa gita virtuale che abbiamo fatto insieme vi sia piaciuta. In questo caso mettete un bel like al video. Se vi va, condividete. E iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati con tutti i nostri prossimi video. Per il momento da Francesco e da Veronica e da questi qui siamo noi. Un saluto da qui a tutti, al prossimo appuntamento. Ciao! Ciao.